Buonasera, stavo meditando poco fa sul mondo che mi circonda, visto che oggi sono andato giù a fare delle commissioni, un po' di, vabbè, un sacco di cose, e mi è venuto di pensare che cavoletti, mentre vedevo tutte queste macchine che andavano, eccetera, e capivo, insomma, la vita l'ho vissuta anch'io, no? Quando era il momento. Ma se li guardavo in un modo più profondo mi accorgevo che cavoletti, qui mi trovavo davanti a dei pazzi. E allora mi sono detto, ah, vabbè, andiamo a meditarci un po' su questa storia dei pazzi. E così ho scritto un piccolo testo e voglio rendervene partecipi. Un mondo di pazzi. Vi rendete conto che viviamo in un mondo pieno di pazzi? Lo sapete che siamo tutti pazzi? Io vedo la tua pazzia e tu la mia. Ti vedo, ti ascolto, non sei come me. E quando tu mi guardi e mi ascolti, anche tu sai che io non sono come te. Ma è davvero possibile che siamo tutti pazzi? Se io la vedo in voi, anche voi la vedete come me. Osservo il mondo e mi dico: questo è un mondo di pazzi materialisti. È questo il modo in cui volete continuare a vivere? Ma chi lo ha preparato per noi? I nostri avi, la nostra specie. E noi? Che cosa ne facciamo della nostra vita? Abbassiamo la testa come degli asini o andiamo nel mondo da volpi o da lupi o da uomini o da uomini? Osare qualche volta in più ti permette di conoscere i tuoi limiti. E contemporaneamente ne conosci anche le qualità e tutte le risorse per sopravvivere da leoni, non da pecore. Mi chiedo perché gli altri non siano come me. Mi sembra la cosa più logica essere come me. Mi troverei nel mio mondo e non in questo. Questo non è il mio mondo. E non è nemmeno il vostro. Il vostro mondo è quello che funziona perfettamente secondo i vostri parametri. Sulla Terra ci sono 7 miliardi di parametri. Quindi, siccome non abbiamo un parametro della normalità, significa che nessuno di noi è pazzo o siamo tutti pazzi, perché la normalità non esiste, essendo noi unici e irripetibili. Ci toccherà aspettare ancora qualche tempo prima di tornare nel nostro mondo.